Buonasera a tutti, io ringrazio del mio invito a essere parte, moderatore non mi piace, neanche che penso che dovrò stimolare molto visto chi saranno i protagonisti poi gli interventi di questa serata. Per me è un ritorno un po' al passato, ma anche un presente. Parlavo prima con Alberto, che il mio primo contatto con Don Luigi fu nel 1980 in occasione del terremoto del Irpinia, quando partì volontario guidando un pulmino che aveva un cartello attaccato in Caritas diocesana di Roma. Siamo stati giù un mese e mezzo, andate e ritorno, quanti viaggi con quei pulmini, con quel cartello attaccato, credo di averlo ancora da qualche parte, non so quale angolo di casa o della casa dei miei genitori. Ma ho ricordo anche il giornalista. Il mio primo articolo per Avvenire è un'iniziativa della Caritas diocesana di Roma e risale al 1981, questo denota anche i miei pochi anni. E quindi già da subito la Caritas per me era anche una fonte di notizie. Quando poi nel 1987 sono stato chiamato, prestato da Avvenire per il rilancio di Roma 7, il famoso Roma 7 salmonato di Don Virgilio Levi, la mia giornata cominciava prima di entrare in redazione, entrare nella stanza di Don Luigi, e cominciava sempre così: che c'è oggi di nuovo? E lì si chiacchierava e uscivo fuori. Erano gli anni di Villa Gloria, della IDS, dei Campi Roma, di tutte le nuove emergenze. Prima con il mio caro amico, nonché compagno di tante avventure, Salvatore Geraci, ricordavamo quando con il camice bianco feci finta di essere un infermiere, però in realtà lo feci nel primo ambulatorio della Caritas diocesana per immigrati che si trovava presso i Salesiani a Via Massala. Era il 1986 e ricordo anche, scrissi quell'articolo, non erano i propri, perché poi in realtà ho deciso appena con gli infermieri in quell'occasione. Era un'altra di quelle stupende intuizioni, nasce nel 1983, pensiamo che l'immigrazione sia una cosa di 5-6 anni. C'era già la fila, e non c'era nessuna legge di nessun tipo. Però la Caritas aveva già una sua presenza chiara con l'ambulatorio. E ricordo anche quando, proprio telefonando una volta a Salvatore, che allora era obiettore di coscienza, mi disse: ci sono i carabinieri. Dico: come ci sono i carabinieri? Un famoso infortunio dell'allora ministro della difesa Spadolini, quando mandò i carabinieri a ispezionare la Caritas di Roma, in particolar modo per vedere come ospitava gli obiettori di coscienza, sbagliando anche clamorosamente, facendo entrare i carabinieri in vicariato, dove notoriamente non potrebbero entrare, visto l'extraterritorialità. E in quel caso mi ricordo ancora che fui io a raccontare sulle pagine di Avvenire quell'avventura. Quante cose ho incrociato in questi 40 anni. Poi ci siamo rincrociati in questi ultimi anni su temi che magari ancora non si vedevano, il tema dell'azzardo. E qui di nuovo la Caritas c'è, l'immigrazione c'è ancora, i rom c'è, ci sono ancora, ce ne parlerà. Poi Daniela c'è in carcere, tanto, c'era già allora, con poi magari qualcuno che ha tradito la fiducia di Don Luigi, come abbiamo visto con la vicenda di Mafia Capitale. Tante di queste vicende, tante di queste persone, uno vicino a me, mi ricordo quante volte ci siamo incrociati negli anni scorsi su svariati temi. Devo dire, su Zappi in particolar modo, dal punto di vista giornalistico per me la Caritas è sempre una fonte straordinaria di notizie. Alcune volte mi arrabbio anche,
quando mi dicono, mi fanno, ma perché non me l'hai detto prima? Quante volte? Ma perché magari questo sì, perché no? Perché no? Perché dobbiamo raccontarlo. Forse c'è stato un difetto per un po' di tempo di non aver raccontato fino in fondo che c'è un altro paese, c'è un'altra città, c'è un'altra Roma. Non c'è solo Roma di Mafia Capitale, la Roma di Spada, di Casa Monica, di Carminati, sì, ma c'è la Caritas che magari non ha nome, c'è la Roma che non ha dei nomi, ma che magari bisognerebbe anche dirlo qualche volta, e fa tantissimo in tanti luoghi della nostra città. Tutto quello che si fa a Ostia non è solo di Spada, non è soltanto i fasciani. Ostia è tanto davvero, tanto di più. Ecco, in questi 40 anni, in questo cammino, che in parte io ho vissuto da pennivendolo, da cronista, invece il professor Belloni ci può anche raccontare con la penna dello storico, di chi può raccontarci anche dei momenti molto particolari, perché quando nasce la Caritas, siamo nel 79, poi arriva l'80, arriva, abbiamo ricordato pochi giorni fa, l'uccisione di Vittorio Bachelet, ma poi abbiamo ricordato prima il terremoto di Irpinia, che non fu soltanto un terremoto, ma fu anche il salto di qualità della camorra del nostro paese. È il momento degli anni di piombo, in cui tutte le settimane, o anche di più, qualcuno nella nostra città veniva ucciso, ma anche non soltanto personaggi famosi, ma anche ragazzi che si uccidevano tra di loro. Anni difficili, veramente complicati, in cui poi emergono tutta una serie di criticità, e quindi sono un momento anche molto interessante, credo, da un punto di vista dell'analisi storica, ma poi ovviamente anche negli anni successivi. Quindi, noi attendiamo con molto interesse quello che il professor Belloni ci potrà dire.